bentornati su Fair Play. Sono finite le gare di andata per le semifinali di Coppa Italia. La prima partita si è giocata tra Inter e Juventus al Konami Youth Development Center in memoria di Giacinto Facchetti di Milano. A passare in vantaggio nel primo tempo sono state le juventine, con un gol segnato da Giulia Grosso. Palla che le arriva in area, riesce a liberarsi della marcatura della difesa nerazzurra e spedisce quindi la palla alle spalle del portiere Alessia Piazza. Inter 0, Juventus 1. Ma nel secondo tempo, Beatrice Merlo disegna una pennellata perfetta che va a stamparsi alle spalle di Pulimpero Magnan, finendo quindi in rete, e la partita finisce 1-1 tra Inter e Juventus, tutto quindi da decretare nella sfida di ritorno a Vinovo. La seconda partita è stata quella giocata al Peppino Vismara Roma Half of Football, anch'essa di Milano, tra Milan e Roma. A segnare è Martina Piemonte, nel primo tempo, che riesce a insaccare la palla alle spalle di Stephanie Öström. Milan quindi vince la sfida per 1-0. Da dire anche che questa è stata la partita numero 100 giocata in giallorosso per Giada Greggi. Anche questa una partita giocata e vinta di misura da parte delle rossonere, che quindi si andrà a decidere nella gara di ritorno. Le due partite di ritorno si giocheranno in contemporanea alle ore 14.30, sabato 11 marzo, Juventus-Inter e Roma-Milan. Le due squadre che avranno segnato nel complessivo tra andata e ritorno più gol accederanno alla finale. La data e lo stadio neutro della finale si dovranno decidere successivamente alle gare delle semifinali di ritorno. Quindi, per adesso, noi vi lasciamo qui con queste informazioni. Ci ritroviamo subito dopo le gare delle semifinali di ritorno per capire appunto chi avrà accesso alla finale per conquistare la Coppa Italia. Noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.